Ecco, le storie dei volontari, no, ad annuitarsi si intrecciano anche con quelle dei fedeli, no, che vanno a Lourdes, in pellegrinaggio nei vari santuari mariani. A questo punto con noi abbiamo una coppia, Giuliano Scarpa, Andrea, Giuliana Scarpa e Andrea Ronchini, che saluto, sono marito e moglie e sono genitori di una splendida bimba di 2 anni e mezzo che si chiama Maria e sono qui per dirci con quale spirito poi si affronta veramente un viaggio a Lourdes. Allora, voi, parto da lei, Giuliana, vi siete sposati nel 2009, io un po' leggendo, no, tra le vostre carte mi ha colpito il fatto che insomma all'inizio non era tanto voi convivevate, insomma l'idea del matrimonio in chiesa era più un'idea estetica che non un'adesione spirituale, poi invece partecipate a un corso prematrimoniale che comincia a cambiare le cose, è stato È così. proprio vero, è stato proprio quando abbiamo poi del tutto casualmente, perché il corso prematrimoniale che era previsto nella nostra chiesa in realtà non si poteva accedere perché era un periodo estivo e ci hanno indirizzato presso quest'altra chiesa e già lì abbiamo cominciato proprio a sentire che il Signore preparava una strada particolare per noi. E ci siamo affacciati a questo corso prematrimoniale e siamo arrivati lì. Praticamente volendo il matrimonio, cioè come hai proprio detto tu, cercavamo il matrimonio come pezzo di carta, ma senza renderci conto veramente di che cosa significasse il sacramento del matrimonio. Lì è cominciato il nostro cambiamento, da quando abbiamo cominciato questo corso prematrimoniale la nostra vita è cominciata a cambiare, abbiamo sentito che il Signore ci chiamava a qualcosa di proprio di diverso, ci chiamava a sé, una conversione, è cominciato un cammino. Un cammino, Andrea, che è Di proseguito con varie fede. tappe, vi siete sposati, eravate una coppia felice, magari un po' inquieta prima, piano piano, insomma, è come se aveste trovato un equilibrio, però mancava qualcosa, un forte desiderio di essere genitori. E però questo bambino non Non arrivava. arrivava. E, ecco, un punto importante è il prima, il fatto che comunque attraverso la convivenza, anche prima cercavamo questo figlio che non arrivava. E l'abbiamo cercato prima del matrimonio e ci era offerto dai dottori, visto che comunque ci avvicinavamo ai 40 anni, la FIVET, comunque tutti i metodi con cui si cerca di bypassare poi il passaggio reale alla vita. E questo lo abbiamo compreso dopo, proprio attraverso il movimento dell'amore familiare, attraverso il corso prematrimoniale che abbiamo fatto, ci siamo resi conto di quanto fosse importante cercare la vita e anche il come si cerca la vita. Perché è bene cercarla, ma è bene arrivarci come Dio vuole, insomma. Ecco, nel frattempo, Attraverso. però, sì, scusami, diciamo, in questo percorso che avete intrapreso, nell'attesa di un evento che, insomma, a quel punto vi siete affidati, avete programmato un viaggio a Lourdes. Abbiamo sentito attraverso appunto questo cammino, ci si è aperto il cuore, ha cominciato ad aprirsi a questo e abbiamo sentito proprio di andare a Lourdes, di fare questo pellegrinaggio, proprio Sì, abbiamo perché sentito. particolarmente Giuliana ha portato Sì, ho sentito questo io messaggio. appunto particolarmente proprio la chiamata a Lourdes. E non siamo andati a Lourdes Per per chiedere. chiedere una grazia, ecco, quello che mi premeva appunto dire è proprio questo. Siamo arrivati a Lourdes perché eravamo in cammino, non eravamo in cammino, cioè il Signore ci aveva chiamato appunto attraverso questo percorso di fede che Che abbiamo cosa cominciato facevate con noi. lì? Tu facevi, svolgevi una mansione di. All'interno Sì. abbiamo deciso di partecipare, appunto, accompagnare i Accompagnare. malati appunto a Lourdes e facevamo il barello, Andrea faceva il barelliere e io appunto la sorella che comunque accompagnavo i malati. Ma non siamo andati a Lourdes, ripeto, perché volevamo per chiedere la grazia di avere un figlio. No, noi siamo arrivati a Lourdes attraverso questo percorso di fede, che appunto attraverso questo cammino che abbiamo cominciato e che ci ha fatto sentire questa chiamata ad andare lì. Che anno era? Era il Ricordiamolo. 2012. E infatti, perché abbiamo sentito di aprirci agli altri, cioè quello che diceva anche lui, no? Cioè questa Vi siete apertura al ritrovati nelle parole di fratello. lui? Sì, ci siamo ritrovati molto, perché è proprio un'apertura che però arriva prima, cioè c'è prima, perché ce l'ho dal Signore, cioè è l'apertura all'amore, è l'apertura agli altri, ed era questo percorso che è cominciato appunto quando abbiamo cominciato il percorso all'interno del movimento Quindi siete dell'amore andati non per chiedere familiare. una grazia, ma per continuare un percorso, Per no? Di continuare un percorso fede. di fede, Era aprile esattamente, 2012. ed era il Però siete 2012 e tornati. siamo tornati ed E che è abbiamo, successo poi dopo che siete esatto, dopo che tornati? siamo tornati abbiamo concepito proprio il Il giorno in cui giorno. siamo scesi dal treno, abbiamo concepito appunto Maria, e questo grande dono, questa grazia che il Signore ci ha mostrato, ci ha fatto vedere, ma è una grazia, è un dono che non è da prendere
come qualcosa che si chiede e poi si riceve perché il Signore in quel momento qui, Maria, decide, no? Lo stiamo vedendo, in foto, sì, decide di donartelo, decide di affidarti questa vita, no? Questa vita che Pasqua è proprio frutto dell'amore, del suo amore. Ed è un cammino che è cominciato ma che continua, quindi anche questo dono non è rimasto. Però poi a quel punto Maria l'avete portata all'Lourdes, l'abbiamo, no? Riportata nel 2014, siamo tornati, è continuato questo cammino. La cosa bella di Lourdes è che ci ha aperto alla vita e alla vita questa dei malati, ma la vita anche che noi potevamo portare avanti. Il Signore appunto tramite Maria ci ha dato questa grazia. Siamo andati avanti, abbiamo cominciato il nostro cammino, continuato il nostro cammino di fede e siamo tornati a Lourdes a ringraziare di questo grande dono. Che bella storia.